Ciao ragazzi, oggi invece che fare una lezione tecnica facciamo un micro video dove spieghiamo, facciamo un pochino di teoria, ok? Anche durante le nostre lezioni di Vovinam ogni tanto la dedichiamo a quello che è la teoria e spieghiamo quello che sono il significato di ciò che stiamo praticando. Cerchiamo di farlo in modo molto semplice, quindi è indicato proprio per voi, ok? Allora, come vedete noi abbiamo due nomi, in realtà il nome è unico ma si legge, sono due parole separate ma che rendono il nome unico della disciplina, che è Vovinam Viet Vo Dao. Ok? Il nome originario era solo Vovinam, la parola Viet Vo Dao non esisteva, è stata creata dopo gli anni 60 dal gran maestro Lesang. Ok? Ma questo ne parleremo un'altra volta. Cosa significa Vovinam? Sicuramente molti di voi già lo sanno, ma a noi adesso andiamo a spiegarlo. Allora, Vovinam, a differenza della parola Viet Vo Dao, se notate, non porta nessun strano segno, che sono degli accenti, ok? La scritta Vovinam rappresenta proprio arte marziale vietnamita, ok? Sono praticamente come fossero due parole, però sono messe insieme. Vo in vietnamita significa arte marziale, ok? Vinam rappresenta la contrazione della parola Vietnam, ok? Il gran maestro Nguyen Loc, fondatore del Vovinam, ha deciso di creare una parola di questo genere in modo che fosse una parola internazionale leggibile da chiunque. Quindi Vovinam, arte marziale del Vietnam, molto semplice. Viet Vo Dao è un pochino più complicato da spiegare, specialmente ovviamente a voi bambini. Viet Vo Dao è una parola tradizionale scritta in vietnamita, ok? Come notate ci sono degli strani, questi sono accenti, ok? La lingua vietnamita si scrive in questo modo. Viet significa appunto Vietnam, rappresenta ciò che è vietnamita. Vo è la stessa che viene rappresentata qua sopra, ma con l'accento, quindi scritta correttamente, ed è l'arte marziale. Dao che non è presente nella parola sopra, Dao è la via, ok? La via cosa vuol dire? Vuol dire che è la strada che noi percorriamo per imparare il Vovinam. Ok, ovviamente non è la via dove abitiamo, non è né la strada che percorriamo per andare a scuola, qualsiasi cosa, ma è quel percorso che noi facciamo per imparare qualcosa. È un po' come se fosse la scuola. La scuola è ciò che a voi porta a imparare la cultura, imparare la matematica, l'italiano, tutte le materie che voi fate a scuola. Ok, quindi la scuola è la vostra via, è il modo in quale voi diventate più grandi e imparate le cose. Ok? Quindi, allora, abbiamo detto, quindi, Vie Vo Dao, ok? Via dell'arte marziale del Vietnam, ok? Questo è il significato, quindi c'è proprio da differenziare. Quindi l'arte marziale, proprio la pratica di ciò, quello che noi facciamo praticamente, quindi i movimenti che noi facciamo, sono questi, Vovinam, ok? Li impariamo seguendo questo percorso, ok? E questo percorso è il Viet Vo Dao. I nomi si completano, quindi noi pratichiamo Vovinam Viet Vo Dao completamente, ok? Poi si può dire che pratichiamo anche solo Vovinam, possiamo praticare anche solo Viet Vo Dao, la cosa è simile. In Vietnam si tende a utilizzare in realtà soltanto la parola Vovinam, se si vuole indicare velocemente quello che si pratica, non il contrario, oppure tutte e due, ok? Il simbolo del Vovinam è appunto questo scudetto che tutti noi portiamo sul petto, ed è appunto rappresenta dentro la sagoma del Vietnam, che è questa immagine gialla, all'interno di questo cerchio blu e rosso, che sono i due colori principali del Vovinam. Questo cerchio è conosciuto da noi come lo Yin, lo Yang, in vietnamita si dice Am Yung, ed è ciò che rappresenta il Dao, ovvero questa via, ok? Questa via è rappresentata da questo cerchio. Ok, questo è un discorso un pochino più complicato che magari affronteremo un'altra volta, però spero voi adesso abbiate capito che cos'è esattamente il significato di Vovinam Viet Vo Dao. Quindi mi raccomando, ogni volta che qualcuno vi chiede ma fai sport, che sport state facendo, voi sì, cosa pratichi? Vovinam Viet Vo Dao. Mi raccomando, ciao ragazzi, buona giornata.